voglio dire, sono le persone giuste per iniziare le scale. Qua io e Manu siamo tornati nella zona bruciata e stiamo cercando un passaggio sotterraneo. Quella scala che ce l'ha trovata è ripida e strettissima. Non ho sentito nulla di quello che hai detto. Dove sei? È pieno di documenti, marci. Guarda qua. Aspetta, perché questa cosa per me è nuova, l'altra volta non l'ho visitata. Questa è una tanca di benzina, non è delle nostre. No. Lì è che quello potrebbe essere. Il tu. Pensavo fossi stato tu? No, sopra di noi. No, non l'ho sentito sopra. Adesso noi sopravviviamo al salone e buttiamo i vestiti. Sai che non lo so? E tanto, siamo scesi. No, ci stiamo collegando al corridoio enorme. Guarda qua. Questo potrebbe essere una gabbia per i pazienti. Sai che... per chiudere quelli più... pericolosi, infatti, più... infatti, cioè, mettere delle reti così. Sono tunnel molto lunghi qua sotto, eh? Sì, dovremmo... se vogliamo continuare o ci mettiamo qualcosa come... Noi faremo le domande e... no, te. Qua. Chi, io? A. Le. Io e... e. Tu. Io? No. Io? E. Come prima. Più spazio, mi pare. Più spazio, allora facciamo che io metto un piede fuori, intanto le domande vengono sulle cose. Esco. Può rientrare Alessandra in questa stanza? Non vuole farti del male neanche lei. Ha detto Ale, morta. Ok, sta fuori. Ancora. Questo si passa da un terreno fatto di documenti, un terreno fatto di documenti e un terreno fatto di argilla tipo. C'è qualcosa di particolare? Aspetta che arrivo. Sì, una vecchia pompa. E dove ci colleghiamo adesso? Dove? Alla scala con la franata. Qua entra più umidità e il fango sembra di incementarsi al pavimento. No, però qui non è così incementato. Una volta proprio stato il pavimento quasi più asciutto, si fa la scala. No. Io? E come prima. Più spazio, mi pare. Più spazio, allora facciamo che io metto un piede fuori. Intanto le domande le faccio lo fuori stesso. Esco. Esco? Sì. Con lui. No. Io sono fuori. No. Io posso restare?
È certo. Certo. Strafico. Chi è? Chi sei tu? Io no. Non vuoi dirmi chi sei? Mai. Mai? Perché? Fuori qua. Fuori di qua. Se vuoi noi possiamo aiutarti. Su. Vuoi il nostro aiuto? Ciao, mamma mia. Mamma mia. Era la tua cella questa? Dai. Vieni. Qua. Noi siamo qui. Dai. Se mi dici chi sei. Buonasera. Stavo dicendo, se... chi siete voi? Apex. Noi siamo Apex. Apex, che significa? C'è la cintura che para, però. Ecco. Io sono Manuel. Mi sa che ci sono più voci. Cambia ogni volta. Minimo tre. Ci dici chi sei? Ale, vai via. Ale non c'è qua. Ale qua non c'è. Siamo io ed Anna. Non mi sembra che tu sia molto attento allora. So vuoi? Voglio sapere chi sei. Come ho detto, siamo persone buone. Cerchiamo di portare le anime verso la luce, così che riposino in pace. Che palle. Quindi non vuoi che le portiamo verso la luce? Ti dà così tanto fastidio? Ti piace rimanere? Per te chi? È finita per me? Voi due. Pensi di essere furbo? Uno. Uno. Uno di noi due. È finita per me? Noi siamo qui. Lo so che voi siete qui. So anche che nel corridoio alle spalle di Elfi c'è uno di voi che ha provato ad attaccarci. Dio. Sì, ti ho beccato. Non pensare di essere tanto furbo a dire queste cose. No, non lo sai per niente, sai. Ti ho beccato. Cioè, non ci fai paura. Non pensare di scapparmi adesso. Cosa fai? Cosa faccio? Ti esorcizzo tutto il manicomio io e vedi dopo dove vai a finire. Al tuo posto l'inferno. Vai con Dio. Ma c'è anche tu. Tutti i giorni, tutte le volte. Io penso, e tu? Oh, io penso molte cose in questo momento, sai? Ne sto pensando veramente. Ragazzi, se vedete dei flash, è Alessandra che sta facendo delle foto. No, tranquilli, se vedete un'ombra, è l'ombra di Alessandra sulla porta dietro Delphi. Vai. Vai dove? C'è. Cosa ho detto? Certo, vai. Un attimo. Su. 5 minuti per stare. Sì, tranquilla. Adesso, ragazzi, appoggio il telefono sul treppiedi, quindi devo aggiustare un attimo, portate pazienza. Oh, man. Cosa detto? Ho scoppiato. Ha detto omen. 28, 2. 28, 28 febbraio. È una data. 28, 2, parli di febbraio. Di più. Come mai ci dai questa data? Poi. Sono qui. Cosa succede nel 8 febbraio? È già. È già. Non prendermi in giro. Perché? Dimmi cosa succede nel 8 febbraio, dato che sei così potente. Vuoi sapere? Sì. Sì. O continui a fare così perché non lo sai?
Qui siamo noi. No. Siamo noi adesso. Tu non dovresti esserci qua. Qui io. No, qui ci siamo noi intanto. Ho già capito con chi stiamo parlando. Qua dal corridoio c'è il ciottolo. Può essere. Sei tu, vero? Che hai provato prima a tirare un ciottolo a Delphi. Ragazzi, scusate, siamo due gole. Che? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa voglio? Voglio che vada verso la luce. Sì, è già. Penso che a te non interessi la luce, vero? Tu vuoi essere solo tenere qua le anime. Tu chiedi. Perché? Perché voglio... Adesso andiamo in una stanza che dobbiamo stare assolutamente tutto a sinistra. Perché non è che sia molto intatto il pavimento. Come potete vedere qua è crollato tutto il muro, l'ho abbattuto, ma non penso siano sti vandali qua, siano sti gli operai, perché si mettono a buttare giù tutta la parete e non c'è, ecco, un po' troppo casino, se vedete tutto ammassato, ma qua penso siano passati gli operai, ecco, non dei vandali. Federica ha chiesto se tu ci credi ancora poco dopo aver sentito quelle cose nelle cuffie. Sì, sì, perché fondamentalmente io sentivo tante cose a caso e non sapevo cosa stesse chiedendo. Quante voci sentivi? 4-5. Ah, vedi, poi è partita una voce in francese, una voce in inglese. Esatto. Qui ci torniamo dopo perché torniamo dalle ragazze, una scorciatoia. Di là, scusate. Allora ragazzi, siamo tornati dove eravamo prima, però adesso prendiamo un'altra strada. Stia basso, lei basta che cammini, perfetto. Andiamo alla stanza che avevo fatto vedere prima io, Delphi, quella con i vestiti, però non bruciati l'altra. Ma staremo nel corridoio perché se no se ne va in quella linea. Non fuori. Siamo fuori, abbiamo detto, no? Prima. Dove andiamo? Spegni tutto, andiamo fuori. Ah, andiamo via. Sta bene. Niente ragazzi, cambio di piani, c'è la medica, sta poco bene, quindi adesso usciamo. Perfetto, stai al lavoro, buona serata a tutti, dopo vi facciamo sapere come sta, quindi buonanotte. Quando arriviamo alla macchina, allora? Quando arriviamo alla macchina ve lo diciamo. Quindi spengo o metto in pausa? Aspetta. Ah, lasciala aperta la bella. Non spengo niente, ragazzi. Aspettate, eh. Siamo usciti, ovviamente non vi ho fatto vedere dove è l'uscita. Ma sapete, scusate, sì. Allora, ragazzi, siamo usciti perché la mia sta poco bene, ovviamente non ho fatto vedere da dove siamo usciti perché già leggo la urbex. Adesso noi andiamo alla macchina, sistemiamo le cose. Anna è dietro di noi, eccola lì, la vedete, e niente, ci avviamo verso casa dei nostri amici. Però non la metto via adesso, la metto qua, quella è saluta.